ce lo racconti, dai. Sì, devo ringraziare soprattutto Iele, che mi ha messo una palla difficile da sbagliare lì. E ha messo una palla bellissima, poi ho chiuso l'aria e abbiamo fatto gol. Beh, però insomma non era proprio facilissimo intercettarla in quel modo, in maniera acrobatica, metterla all'incrocio dall'altra parte. Sì, sì, no, beh, lì ho impattata bene al volo, di piatto, sono andato sicuro. E insomma lì, quando arrivano quelle palle lì, a me piace, quindi mi alleno per sempre, insomma, per coordinarmi bene, quindi è andato dentro. Senti, alla fine hai dovuto anche oggi lasciare perché avevi dato tutto. Dice il mister, bravissimo, ha una grande prospettiva, però giustamente da tanto, ogni tanto mi tocca sostituirlo. Sì, sì, beh, questa settimana ho avuto due giorni un po' che sono stato più debole fisicamente, perché c'avevo una tosse forte, sono stato un po' così, però ho recuperato bene, mi sono un po' gestito bene durante la settimana per arrivare insomma domenica a riuscire a fare come ultimamente 90 minuti, però va bene così, è giusto che è entrato qualcuno che riusciva insomma a tenere il ritmo alto e va bene così. Continuano però ad aumentare per te le emozioni in questo campionato, perché hai fatto il primo gol con quell'incrocio di sinistro, palla all'incrocio, poi hai fatto gol al Pordenone all'andata, sei giustamente la loro bestia nera, poi comunque un altro gol e adesso questo nel giorno del compleanno. È un compleanno, cioè, un campionato che veramente sta crescendo per te. Sì, sì, questo è vero, sto cercando comunque di alzare sempre di più il livello, cercare di fare sempre più gol e ovviamente sto facendo un percorso giusto di crescita per me e devo solo continuare così, lavorare e rimanere umile e lavorare. Senti, è uscito un pareggio, no? Hai detto che sei dispiaciuto perché giustamente volevate vincerla, però insomma c'è anche un altro lato positivo al di là del fatto che insomma il punto l'avete portato a casa, cioè il fatto che non si è visto tutto questo divario tra il Padova e il Pordenone. Il Pordenone è primo in classifica e voi state cercando di risalire. Sì, sì, no, beh, gli ultimi risultati e anche le prestazioni hanno dimostrato che con la solidità, con il gruppo unito, stretti, soffriamo insieme, quindi dispiace perché potevamo, sai, se vince oggi 3 punti comunque fai un bel passo. Pordenone è una squadra forte, è compatta, giocano l'uno per l'altro, quindi noi abbiamo fatto una partita uguale, anzi abbiamo avuto anche qualche occasione che potevamo anche, hai capito, vincere, quindi oggi è andata così, ci dispiace, però ci rifaremo mercoledì, nel senso, sperando di vincere mercoledì. Ecco, anche gli altri risultati un po' penso che stiano dando forza in questa rincorsa che state facendo, perché anche oggi Vicenza che perde, la Feralpi che perde. Sì, come diciamo tra di noi in settimana, noi ci servono quelle 2-3 vittorie per insomma risalire la classifica dove vogliamo stare. Oggi abbiamo dato tutto, si è visto, adesso a Feralpi stesso approccio e speriamo di vincere. La dedica da padovano comunque nel giorno del compleanno del Padova, a chi va? Al Padova, 113 anni, per me Padova è tanto, quindi sono contento che proprio oggi ho fatto gol e va bene così. Assolutamente, Alyosha Vasic, i complimenti da parte dello studio ti arrivano innanzitutto. Vasic quando vede il Pordenone non fa mai gol banali, all'andata ne hai fatto uno quasi in semi rovesciata, oggi altrettanto difficile, peccato che non si sia vinto rispetto all'andata. Sì, buonasera a tutti e grazie, sono contento sicuramente per il gol, un po' dispiaciuto per il risultato perché volevamo vincere, come detto a noi servono quelle 2-3 vittorie per ritornare insomma nelle posizioni alte che vogliamo stare. Oggi abbiamo dato tutto, abbiamo dimostrato che col Pordenone non c'è questa grandissima differenza, però va bene così e ci portiamo a casa il punto. Ecco, il Padova nel finale ha rischiato sicuramente di prendere gol nel recupero, ma ha rischiato anche di farlo, è stata una partita aperta. Questo aumenta secondo te un po' il rimpianto per quello che questa squadra poteva fare nel corso della stagione e magari troppe volte non ha fatto? Sicuramente è stata una palla di questa partita. Questa partita sicuramente è stata disaperta, entrambe abbiamo avuto occasioni per fare gol, ma del Pordenone alla fine, noi col Bortolussi anche prima, con colpo di testa potevamo fare gol.
sono partite difficili perché comunque siamo chiusi, siamo stretti tutte e due le squadre, poi c'è un periodo che attacca uno, un periodo che attacca l'altro. Però diciamo che con la solidità insomma, che abbiamo ora, sicuramente ci dispiace un po' per i risultati che avevamo perso tempo fa. Però adesso siamo alla fine, come ho detto, bastano 2-3 vittorie, siamo lì. Bisogna farle, quindi già da mercoledì. Che si va a Salò, non è una partita facile. Ti voglio chiedere però anche questo, mister Torrente, il giornalista di là, ha detto Vasic è un bravo ragazzo, un giocatore che avrà un futuro. Come stai vivendo questa stagione per te? La prima stabilmente per una squadra a Padova, ma estremamente positiva. Non so se tu te l'aspettavi così. Sicuramente sto facendo un percorso che ho iniziato 3 anni fa con le prime presenze a Padova. Poi diciamo che sicuramente a Lecco, quando sono andato, ho avuto l'opportunità di giocare, di dimostrare insomma che ho valore, e sono tornato qui e convinto sicuramente di riuscire a prendermi un posto da titolare o almeno giocare con continuità qui. Poi ovvio giocando ho avuto diverse opportunità, sia cioè fare gol, assist, insomma fare buone prestazioni, e quindi sicuramente sono contento e devo continuare. E se mister Torrente dice Vasic ha futuro, tu cosa dici? Che cosa deve fare? Dove deve ancora migliorare Vasic per avere il futuro che il mister ti prospetta? Migliorare ovunque. Sicuramente tutti abbiamo i sogni, tutti vogliamo arrivare in alto. Io darò tutto per arrivare in alto e voglio fare bene, continuare a fare bene. Devo migliorare sicuramente la posizione del corpo, cercare di non so, prendere più palloni ancora, cercare di farmi di essere ancora più protagonista in una partita stessa. Però devo continuare così, allenarmi. Basta. Grazie Leo Shavasic, a te allo studio Giorgio.